camerieri neri nei ristoranti. Avevano il frac per quanto pieno di padelle e il piastrone d'amido con cravatta posticcia. Solo il piastrone, si intende. Cioè senza che quella imponentissima fra tutte le dignità pettorali arrivasse mai a radicarsi in una totalitaria armonia nella fisiologia necessitante d'una camicia, la quale mancava onninamente. Pervase da un sottile brivido le signore, non appena si sentissero onorare dell'appellativo di signora da simili ossequienti frac. «Un misto panna cioccolato per la signora, sì signora!» Era dalla nuca ai calcagni come una staffilata di dolcezza, la pura gioia ascosa dell'inno, e anche negli uomini del resto, il prurito segreto della compiacenza su, dall'inguine verso le meningi e i bulbi, l'illusione quasi d'un attimo di potestà marchionale, dimenticati tutti gli scioperi, di colpo le urla di morte, le barricate, le comuni, le minacce d'impiccagione ai lampioni, la porpora al Père Lachaise e il caglio nero e aggrumato sul goiesco abbandono dei distesi, dei rifiniti e le cagnare, i blocchi e le stragi d'ogni qualità e d'ogni terra per un attimo, quell'attimo di delizio, oh, spasimo dolce, procuratoci dal reverente frac. Un taglio limone selz per il signore, sì signore, taglio limone selz al signore, il grido meraviglioso, fastosissimo, pieno d'ossequi ed una toccante premura, più inebriante che melode Elisia di Bellini, rimbalzava di garzone in garzone, di piastrone in piastrone, locupletando di nuovi sortilegi d'estrogiri gli ormoni marchionici del committente, finché, pervenuto alla dispensa, era un taglio limone sels per quel velinone d'un 128. Sì. Sì, erano consideratissimi i frac, signori seri, nei ristoranti delle stazioni e da prender sul serio, ordinavano loro con perfetta serietà un osso buco con risotto ed essi con cenni premurosi annuivano. E ciò nel pieno possesso delle rispettive facoltà mentali, tutti erano presi sul serio e si avevano in grande considerazione gli uni gli altri. Gli attavolati si sentivano sodali nella eletta situazione delle poppe, nella usucapzione d'un molleggio adeguato all'importanza del loro deretano, nella dignità del comando. Gli uni si compiacevano della presenza degli altri, desiderata platea. E a nessuno veniva fatto di pensare, sogguardando il vicino, quanto è fesso. Dietro l'Himalaya, dei formaggi, dei finocchi, il guardiasala notificava le partenze. Para corriente, si riconquista, tale alla Diez, rapido de Paraná, tercero andén. Per lo più, il coltello delle frutta non tagliava, non riuscivano a sbucciar la mela o la mela gli schizzava via dal piatto come sasso di fionda a rotolare fra scarpe lontanissime. Allora con voce e dignità risentita era quando dicevano: cameriere, ma questo coltello non taglia! Tra i cigli improvvisa una nuvola imperatoria e il cameriere accorreva trafelato con gli altri ossi buchi ed esternando tutta la sua costernazione, la sua piena partecipazione, umiliava sommessa istanza a piel corruccio delle loro signorie in un tono più che sedativo: provi questo, signor cavaliere, ed era già tra svolato, il quale questo tagliava ancora meno di quello di prima. Ah, rabbia! Mentre tutti invece seguitavano a masticare, a bofonchiare addosso agli ossi scarnificati, a intingolarsi la lingua, i baffi. Con un sorriso appena, un'ombra, una prurigine d'ironia, la coppia estrema ed elegantissima, lui, lei, lontano, avevano l'aria di seguitare a percepire quella mela finalmente immobile nel mezzo la corsia, lustra
e verde come l'avesse pitturata il De Chirico, nella quale, bestemmiando sottovoce alla bolognese, ci intoppavano ogni volta le successive ondate dei fracossi buchi, peraltro con lesti calci in discesa e quasi in rimando l'uno all'altro, alla Meazza, alla Boffi. Erano degli stramaledisa, buccinati via come sputi di vipera, non tanto sottovoce però da non arrivare a capir cosa fossero, da dietro pile di piatti in tragitto, o di bacinelle di maionese, o cataste d'asparagi, da cui sbrodolava giù burro sciolto sul lucido, perseguiti poi tutti, tutto un tratto, da improvvise trombe marine di risotti verso la proda salvatrice. Tutti, tutti, e più che mai quei signori attavolati, tutti erano consideratissimi. A nessuno mai era venuto mai in mente di sospettare che potessero anche essere putacaso dei bambini di 3 anni, nemmeno essi stessi, che pure conoscevano a fondo tutto quanto li riguardava, le proprie unghie incarnite e le verruche, i nei, i calli un per uno, le varici, i foruncoli, i baffi solitari, neppure essi, no, no, avrebbero fatto di se medesimi un simile giudizio. E quella era la vita. Fumavano subito dopo la mela, apprestandosi a scaricare il fascino che da lunga pezza oramai, cioè fin dall'epoca dell'osso buco, si era andato a mano accumulando nella di loro persona, come l'elettrico nelle macchine a strofinio. Ecco, ecco, tutti erano certi che un loro impreveduto decreto avrebbe lasciato scoccare sicuramente l'importantissima scintilla, folgore e sparo di signoria su adeguato spinterogeno ambientale di forchette in travaso, cascate di posate tintinnanti di cucchiaini. Ed erano appunto in procinto di addivenire a quell'atto imprevisto e però curiosissimo, che era così istantemente evocato dalla tensione delle circostanze. Estraevano, con distratta noncuranza, di tasca il portasigarette d'argento, poi dal portasigarette una sigaretta piuttosto piena e massiccia col bocchino di carta d'oro. Quella te la stavano leggermente sul portasigarette, richiuso nel frattempo dall'altra mano con un patrac. La mettevano ai labbri e allora, come infastiditi, mentre che una sottil ruga orizzontale si delineava sulla loro fronte onnubilata di cure altissime, riponevano il trascurabile portasigarette. Passati alla cerimonia dei fiammiferi, ne rinvenivano finalmente, dopo aver cercato in 2 o 3 tasche, una bustina a matrice, ma, apertala, si constatava che ne erano già stati tutti spiccati. Per il che, con dispitto, la bustina veniva immantinenti estromessa dai confini dell'io. E derelitta, ecco, giaceva nel piatto, con bucce. Altra, infine, soccorreva, stanata ultimamente dal 123esimo taschino. Dissigillava nel francobollo sigillo, ubiqua immagine del fisco uno e trino, fino a denudare in quella pettinetta miracolosa la urmutter di tutti gli spiritelli con capocchia. Ne spiccavano una unità, strofinavano, accendevano, spianando a serenità nuova la fronte, già così sopraccaricata di pensiero, ma pensiero fessissimo, riguardante per lo più articoli di bigiutteria in celluloide. Riponevano la non più necessaria cartina in una qualche altra tasca, quale, oh, se ne scordano all'atto stesso, per aver motivo di rinnovare, in occasione d'una contigua sigaretta, la importantissima e fruttuosa ricerca. Dopodiché, oggetto di stupefatta ammirazione da parte degli altri tavoli, aspiravano la prima boccata di quel fumo d'eccezione, di Xantia o di Turmac,
in una voluttà da sibariti in 32esimo che avrebbe fatto pena a un turco stitico. E così rimanevano. Il gomito appoggiato sul tavolino, la sigaretta fra medio e indice, emanando voluttuosi ghirigori, mescolati di miasmi, questo si sa, dei bronchi e dei polmoni felici, mentre che lo stomaco era tutto messo in giulebbe e andava dietro come un disperato ameboide a mantrugiare e a peptonizzare l'osso buco. La peristalsi veniva via con un andazzo trionfale, da parer canto e trionfo e presagio lontano di tamburo, la marcia trionfale della Ida o il toreador della carne. Così rimanevano a guardare. Chi? Che cosa? Le donne, ma neanche. Forse a rimirare se stesse nello specchio delle pupille altrui, in piena valorizzazione dei loro polsini e dei loro gemelli da polso e della loro faccia di manichini ossibuchivori.